Nuovo modo di far trekking. Buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo al ritrovo annuale con gli amici che sono lontani. Allora, dovete sapere che una volta all'anno cosa facciamo? Ci ritroviamo con degli amici che sono un po' lontani, scegliamo una casera e andiamo a far bisboccia dentro, mangiamo, beviamo, facciamo festa e passiamo la serata assieme. E oggi abbiamo scelto una casera molto molto semplice, la Montuta, abbiamo già fatto un video, il parcheggio è la macchina parcheggiata alle mie spalle e la casera è là sopra. 20 minuti a sentiero e siamo arrivati. Della serie esageriamo. E la roba non ci sta neanche più sullo zaino, vero Tania? Zainetto dietro e borsa piena di viveri. Vabbè, dai, 20 minuti del sentiero ci sta, dai. La Tania con la scusa della spalla, ma che caccia tutto a me. Che facile. Casera Montuta, ben 20 minuti. Ed eccola lì. Ma ho visto fumo dai camini e sento urlare. Speriamo bene che ci sia posto, perché siamo in sette. In casera ci saranno 20 persone, ci sono due compleanni e un po' di gente così. Speriamo di riuscire a starci lo stesso. Altro giro giù a prendere la roba, lo zaino della Tania, infatti mi sta da Dio, e un po' di acqua perché non ce n'è in casera. Altro che l'allenamento del Goku. Qua si vede una cassa di acqua in mano e va su per il sentiero. Ah, per chi vedesse il video del canale per la prima volta, porto lo zaino della Tania non perché è una scansa fatiche, ma per il problema alla spalla fratturata. Poi vi mostro dentro. In attesa che i nostri amici arrivano su, e da qua li vediamo perché il parcheggio è lì, ci prepariamo un risottino con salsiccia e stracchino. Dai che prende forma. Giro, ti va meglio. Dove il fuoco? Tocca qua. Com'è venuto? Buono. Sta di buono perché così è il GoPro. Buono, buono. Assaggialo almeno prima. Però avevo già assaggiato. È buono. Adesso vedo io se c'è il mio forbe o no. Super. Ed ecco arrivati i nostri amici. Perché il gas 18 anni, ti a 18 anni ti andavi in gita con tuo padre e tua madre. Adesso che sono andati via tutti, siamo restati solo noi, vi mostro un attimo dentro. Oh, oh, che bello, che è la Lelia. Ah. Ah, bel caminetto qua. E di qua c'è la cucina, con un po' di fumo però. Un po' di fumo perché questa tirava poco, non lo so, magari era fredda. Adesso il fumo è andato via. C'è la cucina.
E poi sopra c'è tutto un pianale con tutti i letti. Bellissimo. Non solo, tu si metti la cura anche. Ecco, c'è la stanza con un po' di fumo da sotto. Andiamo. Grazie. Meglio d'un chalet. Ancora, maledetto. Grazie, grazie. Grazie. Gente normale se fa un primo in casera, noi cosa facciamo? Il goulash. Proviamo a fare. Se ne passava a Roma? Qua non ti muovi più, quindi 25 giorni di tutore e poi senza. Come è successo? Il 13 di ottobre. Due mesi. Era l'ottobre perché va in vita, non fa niente. Perché per dire, la gente... Dopo cibo. Ciao Lelia. Ciao Massimo. Ciao, allora sto pure ciao. Ci siamo. Quella è per i ravioli, Ravioli. Eccoli qua. Sei pronta a mangiare il miglior goulash che avevi mai mangiato in vita tua? Sì, certo. Dai, sì. No. Voglia del taglia. Ma tu devi. Questo è l'ultimo dell'anno. Questo? Da fare una l'ultimo dell'anno, quello lì. Madonna, deve portare. Alla fine portiamo sempre tanta roba da mangiare. Buon appetito, ragazzi! Buon appetito! Allora, piadina. La riscaldiamo, col forbelletto. E Nutella. Per noi bambini! È pronta? No, vedi la luce.
È pronta? Ma vediamo. Quindi, allora, qui mettiamo qua intanto. Senti, come casa. Si vede poco, ma sta nevicando. Nevica. Uscire la mattina con 8 metri di neve. Che spettacolo. Stanotte ha nevicato parecchio. Infatti là è tutto bianco. Guarda la vetta. Bello bello. Verso di là c'è il tolmezzo. Basta, basta. Aspetta, che buongiorno Lelia, mi sembri, non so, un mostro veniva fuori da qualche cartone animato. Mi sembra, come, solo perché è mattina presto. Come hai passato la notte? D'accordo, mi sembra mica tanto bene. Ho passato sempre con lui con sul letto, mamma, ha rotto il caso. Sonno. Un pochino. Come mai? Oh, dormito poco. Non mi ripeto a casa tua, no? A dormire nel tuo letto. Vai Massimo, vai! È stato un piacere. Ciao, alla prossima!